Io non ti assolvo, se mai cercassi perdono. Prova a chiederlo a Dio. E non assolvo chi ha sentenziato me come colpevole. Io non ti assolvo, no. Non posso assolvere quelle parole, quei gesti che hanno lacerato la mia dignità di essere umano. Se lo facessi, sarebbe come averli giustificati. Ma assolvo me, per essermi sentita troppe volte, per essermi abbandonata, per non essermi più amata. Siamo con Giovanna Rispoli, la poetessa che stamattina ha partecipato insieme ad altre artiste all'iniziativa appunto presso la biblioteca di Nocera Superiore, posto occupato per sensibilizzare quante più persone contro il femminicidio. Quanto è importante la poesia come strumento anche per sensibilizzare in questa direzione, ma anche rispetto a tante altre iniziative o violenze che si vivono nel nostro mondo? È una forma d'arte che può aiutare tanto le donne a mettere su carta quelle emozioni che magari non riesce a tirare fuori, a dire, a raccontare, anche in realtà anche ad un'amica, anche se stamattina è stato detto provate a parlare con le amiche, in realtà si ha difficoltà anche a farlo, quindi a comunicare con una persona che si ha fianco, che può essere appunto un'amica cara. La poesia aiuta, la poesia tira fuori tutto, esattamente come ho fatto io, perché ci sensibilizza in maniera diversa. Il mio libro, l'ultimo che ho pubblicato, è pieno di poesie dedicate alla violenza praticata sulle donne, non soltanto in maniera fisica, ma molto in maniera psicologica. Ancora lei oggi non è libera neanche di essere appunto un'artista, poetessa come nel mio caso, pittrice o scrittrice, anche lì deve lottare per esprimersi. Come mai hai scelto di rappresentare in parole poetiche questa piaga che noi oggi viviamo purtroppo, quella appunto legata al femminicidio? Non è comune, nel senso, tu prima hai detto, non è solo una poesia, ho dedicato molte poesie. Com'è nata questa esigenza? Non è soltanto una sensibilità femminile, nasce proprio dall'esigenza di esprimere la mia violenza. Sono una vittima di violenza, quindi avevo l'esigenza di esprimerla, esattamente come ho scritto tante altre poesie dedicate all'amore o ai miei figli perché sono madre o a tante altre storie della mia vita. Questa meritava di essere raccontata in versi e speravo che nel poetare arrivasse un messaggio, fosse colta, sensibilizzasse. E ecco perché ce ne sono tante dedicate alle donne. Come si fa? Approfitto della tua disponibilità e credo ti faccia anche piacere un modo per aiutare eventualmente qualcuno che ci sta ascoltando. Come si fa a divenire consapevoli che bisogna uscire da quella situazione? È facile dire parlane con qualcuno, ma secondo me il passaggio precedente, forse tu me lo puoi confermare, è quello di diventare noi consapevoli che c'è qualcosa che non può proseguire in quel modo. Esatto, esatto. Dobbiamo essere noi consapevoli. Non è facile perché l'emotività ci appartiene, che è castigata da tutto quello che ci circonda, non ti fa rendere conto, insomma, che forse dovresti dire basta a quello che stai subendo e che forse dovresti un attimo renderti conto che hai subito, se mai già qualcosa, e che ne dovresti prendere consapevolezza e tirarlo fuori. Ma innanzitutto prima verso te stessa e poi riuscire a trovare il canale, la poesia nel mio caso, e poi ancora magari non avere più paura e dire, come ho fatto io in questo momento, ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un percorso, ma io ho subito violenza e non ho vergogna a dire. Assolutamente no, ma non è facile, soprattutto se non si è circondati ancora da persone che sono
emancipate culturalmente. Ok? E sembrerà strano, ma le prime che puntano il dito siamo proprio noi donne. Infatti stavo per farti questa domanda, perché a volte ho l'impressione che siamo noi stesse, anche quando non siamo vittime, abbiamo un atteggiamento nei confronti proprio del nostro essere donne, ma anche delle donne che hanno vissuto determinate situazioni. C'è sempre un però, un perché, è come se dovessimo trovare, tu me lo confermi dalla tua prospettiva, che è effettivamente così. E come si combatte? Come si combatte questo? Come si sradica? Io una cosa che mi chiedo spesso. Sai come si sradica? Voltando le spalle a quelle persone e dire basta, io non devo chiederti nessuna soluzione, non devo chiedere né perdono per nulla, io non ho fatto nulla, perché devo meditare queste cose anche da parte tua? Tu che sei del mio stesso sesso, ok? O per me vale l'amarezza ancora più elevata, perché noi ci stiamo mortificando come esseri umani perché siamo diversi. Stamattina mi chiedeva: che differenza c'è tra il picchiare un uomo e il picchiare una donna? Ma c'è, ce n'è tanta di differenza, la potremmo evidenziare in qualsiasi modo. Non si capisce che noi donne siamo diverse, appartiamo alla categoria di diverse, come il diverso di religione, come il diverso di pelle, come il diverso diversamente abile, insomma, ecco, noi apparteniamo a quel genere, siamo diverse. Giovanna, ti ringrazio non solo per le tue poesie che ho ascoltato prima e vi consiglio di leggere e di acquistando i tuoi libri, ma ti ringrazio anche per aver regalato la tua esperienza, te stessa. Non è una cosa facile, però è importante, tu lo sai sicuramente molto più di me, e quindi ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi.